Buonasera e grazie della partecipazione, ringrazio anche le autorità disponibili delle forze dell'ordine, vedo anche molti sindaci presenti. Mafia in Veneto, forza e fragilità del sistema nord-est, ne discuteremo questa sera in uno dei dibattiti che fortunatamente sempre di più ci sono nel nostro territorio, in questo nord-est che, stando ai numeri, vedremo anche durante questa serata, presenta dei problemi, ovviamente quando si parla soprattutto di mafia e di illegalità. Cercheremo anche di capire, secondo me, una cosa importante, e cioè che cosa significa, che cosa è la mafia e qual è la differenza, molto spesso labile, tra criminalità organizzata, tra criminalità illegale, il modo illegale di vivere ogni giorno, di fare impresa e che cosa è mafia. Quindi discuteremo con gli ospiti che vedete. Abbiamo innanzitutto Gianpaolo Vallardi, che introdurrà anche questa serata, l'organizzatore. L'organizzatore di questo evento e il segretario anche della Commissione Antimafia. Al mio fianco, alla mia sinistra, uno dei sindaci che molto spesso vengono definiti sindaci coraggio, ha ricevuto anche poco tempo fa un premio per il suo impegno e per il suo coraggio. È Elisabetta Tripodi, sindaco di Rosario. Non ha bisogno di presentazioni, era qua a incontrare tanti sindaci pochi giorni fa, il segretario della Lega Roberto Maroni. Poi abbiamo il padrone di casa che farà anche un saluto e un ringraziamento a tutti voi, Gianpaolo Gobbo. Ma qui al tavolo c'è anche un magistrato, è Carlo Negri, consulente della Commissione Antimafia, adesso fa il giudice in Veneto, in un tribunale veneto, un tribunale per così dire, passatemi il termine, di periferia, Rovigo, però in passato ha lavorato come magistrato nel sud, nel profondo sud a Caltanissetta, e si è occupato tra l'altro delle inchieste dopo le stragi di Capaci del 1992, Carlo Negri. C'è un altro politico a questo tavolo ed è Roberto Fasoli del PD, un consigliere regionale del Veneto, perché in Veneto in questo momento si sta discutendo e non si sta, passatemi il termine, baruffando tra i vari partiti su un DDL proprio per combattere la mafia. Con lui cercheremo anche di capire a che punto è la discussione. La mafia, lo vedremo, è probabilmente una delle imprese in Italia in questo momento di crisi che fattura di più, e indubbiamente quando si parla di mafia si parla non solo di società civile, non solo di forze dell'ordine, di magistrati che puntualmente ogni giorno la combattono, ma si parla anche di infiltrazioni, e le prime infiltrazioni sono nelle aziende. Abbiamo qui, mi ringrazio della sua presenza, Matteo Zoppa, un imprenditore veneto che è a capo di un gruppo che ha fatto così del Veneto un nome importante, l'ha fatto circolare in tutto il mondo. Io do subito la parola a Gianpaolo Vallardi per una breve introduzione. Grazie a tutti e buona serata. Beh, non so se aspetta me o il sindaco Gianpaolo Gobbo, poi sicuramente lo farà anche lui. Ringrazio tutti quanti per la partecipazione, ringrazio soprattutto il signor Questore, il comandante dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, tutte le autorità presenti, i colleghi parlamentari, il Presidente della provincia di Treviso. Ringrazio tutti per essere venuti questa sera a parlare di un argomento nuovo, credo, per il Veneto, la mafia o la criminalità organizzata. Di sicuro noi in Veneto eravamo abituati ad altri temi fino a qualche tempo fa, parlavamo molto più volentieri di lavorare, di progetto nord-est, il miracolo del nord-est che ha reso grande questo territorio.
Oggi il miracolo del Nord-Est, come purtroppo tutti quanti sappiamo, sta subendo un declino anche importante, tutto il paese subisce un declino. E parallelamente a questa diminuzione della realtà produttiva di questo territorio, ci sono sempre segnali più forti di quello che è la diffusione della mafia in questo territorio. Sicuramente è un qualcosa di nuovo, l'ho detto prima, ma ci tengo a ribadirlo, ci tengo a sottolinearlo. La nostra cultura veneta, dico nostra perché è molto ben radicata, noi abbiamo ancora un'identità molto forte in questo territorio che ci arriva dalla Repubblica di Venezia e che ancora rimane, ce la tramandiamo come generazione, nulla ha a che vedere con la mafia e con l'infiltrazione mafiosa, però purtroppo in questo territorio la mafia sta arrivando, quindi questa sera abbiamo voluto fare questo convegno e innanzitutto capire sul perché la mafia sta arrivando in questo territorio, capire se abbiamo gli strumenti necessari per combatterla. Sicuramente gli strumenti in parte ce li abbiamo, voglio innanzitutto spezzare una lancia a favore delle forze dell'ordine che si stanno comportando benissimo e i risultati... che ci sono stati, che abbiamo avuti e che sono stati anche proclamati, sono stati enunciati nella recente visita della Commissione Antimafia a Venezia, hanno fatto vedere, hanno confermato due cose, sia che la mafia sta arrivando, sia che le forze dell'ordine stanno reagendo. Però bisogna capire fino a che punto questo territorio riuscirà a reagire, visto che la situazione economica, lo ribadisco un'altra volta, sta precipitando. Gli artigiani, gli imprenditori hanno grossi problemi dal punto di vista finanziario, le banche purtroppo, devo dire, hanno chiuso i rubinetti da parecchio tempo e quindi prima della disperazione gli imprenditori, la gente, anche le famiglie, gli artigiani cosa fanno? Trovano qualsiasi tipo di alternativa pur di sopravvivere, pur di arrivare al suicidio e sappiamo benissimo quanti artigiani, quanti imprenditori di questo territorio purtroppo si sono suicidati in questi ultimi 2 o 3 anni dall'inizio della crisi. E la gente prima di arrivare a questa ultima fase, prima di arrivare alla disperazione, a volte cede anche ai prestiti di denaro facile. Ecco, bisogna interrogarsi spesso, soprattutto, come fanno queste persone a portare denaro facile. Noi lo sappiamo perché queste persone portano il denaro per poterlo ripulire, per poterlo riciclare, per poterlo rigenerare, bisogna capire invece che maniera bisogna dare una mano a questa gente con denaro pulito, rilanciare le attività per chiaramente combattere queste persone che arrivano e riciclano il denaro. Sicuramente la mafia in questo territorio è un qualcosa di diverso da quella che abbiamo il sindaco di Rosarno, Elisabetta Tripodi, che ringrazio personalmente per aver accettato di essere qui con noi. La mafia dalle sue parti è un qualcosa di diverso, noi qua credo, io la butto come provocazione, non abbiamo il mafioso con la lupara, con la coppola, quel berretto che arriva in casa e ti minaccia direttamente, abbiamo una mafia diversa, la chiamano di terza generazione, di quarta generazione, abbiamo laureati in economia e commercio, abbiamo dei commercialisti che vengono qui e investono il loro denaro, però non lo investono normalmente, entrano piano piano nelle aziende, però certo non investono nelle aziende per farlo produrre, investono nelle aziende per impossessarsi di queste aziende. Ecco, noi in Veneto questo non lo vogliamo assolutamente, io mi fermo qui, auguro un buon lavoro a tutti quanti e speriamo di venire fuori da questa serata con qualcosa di innovativo per combattere questo fenomeno che assolutamente in Veneto non vogliamo. Grazie. Anche il senatore Varlati che quando si parla di mafia è importante anche non fare inutili allarmismi. Io credo che ragionando sui numeri soprattutto possiamo avere un quadro di quello che è in questo momento in questi territori non tradizionalmente interessati da fenomeni mafiosi, di quello che è il pericolo. Mi sono appuntato alcuni numeri. Nel Nord-Est, nei primi 9 mesi di quest'anno, i beni confiscati alla mafia, e si intende appartamenti, si intende aziende, si intende capannoni, sono 119, sono 89 in Veneto. Negli ultimi 10 anni, dal 2002 al 2011,
sono 300 i giovani che sono morti per droga. Vedremo anche come il mercato della droga sia uno dei mercati in cui la mafia fa business. Ci sono 30 suicidi causa crisi, imprenditori in qualche modo strozzati, passatemi il termine, dalla crisi, strozzati dalle banche. Anche in queste aziende molto spesso i mafiosi, coloro i quali hanno disponibilità importanti di contanti, si presentano molto spesso con le valigie piene di soldi e è chiaro che poi ne vogliono indietro molti di più da questi imprenditori, se non addirittura impossessarsi della stessa azienda. C'è un dato della Banca d'Italia dove dice che nel Veneto tra il 2010 e il 2011 c'è stato un incremento delle operazioni bancarie sospette, più 10%. La prima domanda vorrei farla a Roberto Maroni. Lui è stato anche ministro degli interni in un momento particolare dell'Italia, un momento in cui le galere si sono riempite dei principali latitanti, dei principali boss mafiosi. Se noi guardiamo qual è la tradizionale definizione della mafia, scopriamo che è un'associazione nata sotto i Borboni nell'ovest della Sicilia, che controllava il territorio, che cercava di farsi pagare il pizzo e che aveva una certa connivenza con la politica. Se Roberto Maroni dovesse oggi, 2012, definire la mafia, quali parole utilizzerebbe? Domanda impegnativa. Vi ringrazio di avermi invitato. Avete fatto tornare indietro di un anno circa, più giovane di un anno, quando mi occupavo di questi temi da ministro dell'interno. Continuo ad occuparmene perché la politica ha un ruolo importante nel contrastare la criminalità organizzata. Anch'io mi unisco naturalmente al plauso alle forze dell'ordine, che sono in prima fila, in prima linea, assieme ai sindaci coraggiosi nel contrastare la criminalità organizzata, ma la politica nelle istituzioni ha un ruolo fondamentale, soprattutto nelle nostre regioni. C'è una diversità di atteggiamento da parte delle associazioni criminose nelle regioni del sud rispetto alle regioni del nord. Nelle regioni del sud c'è l'ostentazione del fatto di essere loro a comandare, ad occupare il territorio, c'è la pressione, c'è la minaccia continua nei confronti dei sindaci, degli amministratori, c'è il fatto che loro devono dimostrare, devono far vedere platealmente chi comanda, e non è lo Stato che comanda, ma sono le associazioni criminali. Da noi è diverso, da noi c'è un'infiltrazione silenziosa, sottotraccia, più forte in alcune regioni, la Lombardia indubbiamente rispetto al Veneto, si vede da molti dati, citato i beni sequestrati, confiscati alla criminalità organizzata. Io i dati fino a quando ero ministro, ma anche quelli recenti, la Lombardia per esempio è la sesta regione in Italia come numero di beni sottratti alla criminalità organizzata, Sicilia, Campania, Lazio, Calabria, Puglia e Lombardia. Il Veneto è molto più basso per una serie di motivi, per una serie di ragioni, ma non bisogna mai abbassare la guardia, perché dove c'è ricchezza, dove c'è attività economica, arriva la mafia dei colletti bianchi. E come si combatte, come si contrasta? Non è la mafia della lupara che ammazza perché uno fa lo sgarbo, lo sgarro. È la mafia degli appalti, dei soldi, principalmente del giro degli appalti pubblici, e le contromisure da mettere in atto sono quelle che sono già state studiate e che sono molte entrate nei vari pacchetti di sicurezza, nelle normative che ci sono, cioè quella di mettere dei filtri per evitare che la criminalità organizzata vinca gli appalti pubblici, in prima regola. Ci sono tante proposte in merito, la certificazione antimafia, le blacklist, le whitelist, e cioè la lista dei cattivi, delle aziende in qualche modo collegate alla criminalità organizzata. Io ho introdotto il concetto contrario delle whitelist, cioè delle liste di aziende, degli elenchi di aziende fatte dalle prefetture che sono certificate antimafia, per consentire a chi deve fare un appalto
il sindaco, un amministratore che non ha modo di fare lui la ricerca e di verificare se quell'azienda ha o no collegamenti con la mafia. Ecco, questo elenco di ditte sicure, di aziende sicure è uno dei mezzi, è uno dei modi per contrastare la criminalità organizzata. Noi ne abbiamo fatto un'altra proposta che sembra un po' provocatoria, ma non lo è, considerato come si muove la criminalità organizzata verso gli appalti, in particolare nel settore dell'edilizia. Abbiamo lanciato l'idea degli appalti a chilometro zero, che ha una duplice funzione questa regola. Tiene lontano chi viene da molto lontano e viene facendo ribassi stratosferici per poter vincere la gara, non perché ci guadagna sulla gara, ma perché così può riciclare, e secondo da lavorare a chi vive nei territori. Appalti a chilometro zero vuol dire tenere presente che chi lavora e chi ha un'azienda qua, vicino al luogo dove si deve costruire qualunque manufatto che deriva dal contratto di appalto, dal bando, deve essere privilegiato sia per ragioni legate al territorio sia per ragioni di sicurezza. Questa è una delle regole, ma la politica e i partiti devono fare molto di più, e si è visto purtroppo quanto sia facile infiltrare i partiti per infiltrare le istituzioni. Il caso della Lombardia, che la regione che è andata in crisi recentemente, perché è stato arrestato un assessore per concorso esterno in un'associazione mafiosa con l'Andrangheta. Voto di scambio, ma non è tanto il voto di scambio, è il fatto che in cambio del voto di scambio questo aveva promesso favori, appalti, soldi alla criminalità organizzata. Io sono rimasto scioccato quando ho sentito che un assessore, dentro la giunta della regione Lombardia c'era un assessore coinvolto con l'Andrangheta, e quindi abbiamo deciso di fare quello che abbiamo fatto. La Lombardia andrà al voto entro qualche mese, ma lì sarà compito nostro dei partiti creare gli anticorpi, creare i filtri, le barriere per impedire. Non c'è voto che tenga, non c'è preferenza che tenga di fronte a una cosa del genere. Al minimo segnale di io sono contattato da uno che non conosco, che mi propone dei voti, non solo devo dirgli di no, ma devo andare a denunciare il fatto. E uno dei nostri, questo è successo in un comune dell'Interland milanese, un ragazzo che io porto ad esempio, non è un eroe civile, è uno che ama la politica e che ha avuto questa reazione. Quando è arrivato questo signore a offrirgli 500 voti, lui ha detto no e ha perso il comune, uno della Lega, per 400 voti. E nelle intercettazioni successive si è sentito dare del pirla da questo dell'Andrangheta, no? Quel pirla che non ha accettato la nostra proposta e ha perso il comune per 400 voti. Bene, è una sconfitta che fa piacere se è venuta in questo modo, rifiutando i voti dell'Andrangheta. Non servono gesti di coraggio. Serve coraggio, serve la coscienza di che cosa uno va a fare quando fa politica, che non è devo entrare per forza come assessore e così posso manovrare le parti, è il servizio che faccio a favore dei miei cittadini. Non serve coraggio qui da noi, serve coraggio in altre zone, perché il sindaco qua che è stata minacciata e che rimane lì mostrando la faccia e lottando contro l'Andrangheta è una delle figure più importanti. Così si combatte l'Andrangheta. Avevamo sentito quando era stata minacciata Dolorenzana perché ha deciso di rimanere lì, e vi assicuro che non è facile in certe condizioni. Noi non siamo abituati a quelle situazioni. Io ho girato molto quando ero ministro in quelle regioni e si sente proprio fisicamente l'oppressione dell'Andrangheta, e ci vuole davvero coraggio. Ecco, quando
questo coraggio sarà diffuso tra tutti nella società, e quando ci sarà la reazione delle coscienze civili che dicono di no all'infiltrazione mafiosa, alla pressione, alla sottomissione, allora potremmo dire che la 'ndrangheta, la mafia e la camorra potranno davvero essere sconfitte. Grazie. Senatore Maroni ha giustamente fatto riferimento al sindaco di Rosarno, Elisabetta Trigo. Io farei un ripodio, farei un breve viaggio in due realtà diverse, partendo appunto da Rosarno, al sindaco. Che cosa significa sentirsi oppressi quotidianamente dalla mafia, dalla 'ndrangheta nel suo caso? Buonasera, innanzitutto grazie per l'invito, grazie al senatore Vallardi, grazie al ministro Maroni, che già in occasione, mi piace ricordarlo, in occasione dell'intimidazione che ho ricevuto fu così solerte, questo mi colpì in maniera favorevole perché era il 25 di agosto e un ministro che era al suo posto mentre tutti erano in ferie, io stessa ero in ferie. Mi sorprese perché non pensavo che mai un ministro si poteva interessare di un piccolo sindaco di un comune sperduto della Calabria, e quindi apprezzai moltissimo il gesto che fece. E quando mi disse che io dovevo essere scortata, mi ricordo ancora, no, assolutamente, per così poco, perché noi siamo abituati a vivere in quelle realtà, e quando scegliamo di fare il sindaco, di fare il pubblico amministratore, scegliamo da che parte stare e mettiamo anche in conto che potremmo essere vittime di intimidazioni. Però io non mi sento particolarmente coraggiosa, credo di fare semplicemente un servizio a favore della comunità, e ci credo in quello che faccio, non avevo mai fatto politica, e in un certo momento della mia vita ho deciso, e credo che in questa fase la società civile debba reagire sia al nord che al sud, diventa a servizio della comunità, per dimostrare che la politica non è tutto uguale, la politica non è sporca, in un momento di antipolitica molto forte, certo, un momento di crisi, di crisi generale. Da noi viene percepito in maniera diretta, è chiaro, io dico sempre che la 'ndrangheta non vuole bene nel mio territorio, impoverisce, e poi credo che proprio non si tocchi, non si percepisca, sia liquida, e perché si infiltra nell'economia, è quello che sta avvenendo al nord, è avvenuto già da molto tempo ed è stato molto sottovalutato questa cosa, è stata sottovalutata perché da un lato si preferisce negare un fenomeno come questo, non fa piacere a una società che si ritiene come quella del nord economicamente evoluta, protetta rispetto a determinati meccanismi, non omertosa. Invece oggi si sta mostrando uno spaccato completamente diverso, che forse noi i cittadini siamo un po' tutti uguali, ci sentiamo spaventati in un momento di crisi economica come questa, abbiamo paura, e spesso non si denuncia quello che è l'offerta del denaro, l'usura che può avvenire in un tessuto economico che vive nelle cose. Però è anche capibile questo atteggiamento da parte dei cittadini, perché nessuno può essere chiamato a essere. E però quando lo Stato reagisce, così come ha reagito nel mio caso, ha reagito nel mio territorio, perché io devo dire grazie all'operato delle forze dell'ordine, perché oggi a Rosarno negli ultimi 2 anni e mezzo, 3 anni, è stata data una risposta in termini di repressione del fenomeno grandissimo, molto forte. Ci sono stati sequestri patrimoniali solo nel mio paese per 250 milioni di euro, è un paese di 15.000 abitanti, e questo dà la portata di come l'economia possa essere infiltrata e possa essere governata da chi pian piano si insinua, eliminando la concorrenza, la libertà economica, diventando monopolio, e nello stesso tempo potendo produrre consenso sociale, perché più un tessuto è povero, più ha bisogno, la 'ndrangheta può diventare datrice di lavoro legale, non illegale. E quindi anche le misure di prevenzione patrimoniale, come i sequestri, paradossalmente impoveriscono ancora di più determinati territori. Perché, guarda caso, una volta che vengono affidate imprese, una volta affidate a studi giudiziari, poi falliscono. Falliscono perché devono reggere il mercato, mentre l'impresa che è scorretta, il mercato non lo regge più.
Poi potrei dilungarmi quello che stiamo facendo come pubblici amministratori per prevenire, almeno in provincia, quello che è l'infiltrazione negli appalti. Da 3 anni funziona presso la stazione unica appaltante provinciale, comuni su base volontaria, e in provincia di Reggio Calabria circa 75 comuni su 91 hanno deciso di aderirvi. Abbiamo limitato la nostra autonomia e abbiamo delegato alla provincia di Reggio Calabria, insieme ai funzionari della prefettura, l'espletamento delle gare d'appalto di lavori pubblici superiori a 150.000 euro e tutti gli appalti di forniture e servizi che i comuni decidono di delegare. Questo perché? Perché soprattutto nei piccoli comuni non ci sono spesso delle risorse, delle professionalità elevate, o comunque il piccolo, diciamo, funzionario può essere anche esposto alle pressioni della criminalità organizzata. Oggi con la Bassanini molti poteri sono dati ai funzionari, non più all'amministratore. E quindi questa celebrazione delle gare attraverso dei bandi, dei modelli unici per tutti i comuni che vi aderiscono, e soprattutto attraverso il vaglio, la sottoposizione all'informativa antimafia, non alla semplice certificazione, e quindi una limitazione ulteriore a quella che è l'imposizione di legge, consente in un certo qual modo di evitare che gli appalti pubblici finiscano nelle imprese dominate dalla 'ndrangheta. Naturalmente poi noi abbiamo un grosso fenomeno di produttive anche successive all'espletamento delle gare d'appalto, anche cosiddette atipiche. Allora lì spetta al pubblico amministratore scegliere da che parte stare e rescindere piuttosto un appalto che continuare a far sì che lavorino sui cantieri. È chiaro che questo comporta delle lungaggini burocratiche, mancate risposte ai cittadini e in termini di tempi, perché l'espletamento delle gare d'appalto presso la scuola comporta una lungaggine anche per quanto riguarda le informative. E quindi il suggerimento alle white list sarebbe un suggerimento da adottare sicuramente, perché noi ci troviamo spesso poi a dover affidare gli appalti a imprese terze, seconde classificate, perché cosa mai si riesce ad affidarle al primo colpo. Facciamo un viaggio di 1000 chilometri, ci spostiamo a Treviso da Rosarno con il sindaco Giampaolo Cocco. Leggo nella relazione della Commissione Antimafia testualmente: non emerge nel territorio della provincia di Treviso l'acclarante e comprovata presenza di organizzazioni interne riconducibili alla mafia. Tuttavia ci sono delle situazioni di pericolo, ci sono delle indagini che sono state svolte, l'operazione SERP con infiltrazione presso alcune aziende anche del clan dei Casalesi, c'è la presenza anche e l'antimafia venne a Treviso a fare delle audizioni 7-8 anni fa, c'è la presenza di una criminalità cinese con anche un duplice omicidio fatto nella zona di Villorba e anche un sequestro di persona sventato poi dai carabinieri. C'è stato anche, mi riferisco alle cronache di pochi giorni fa, un caso di un appalto bloccato per una ditta che era segnalata nella blacklist nel comune di Caponera. Lo chiedo al sindaco Gobbo: quali sono le sue percezioni e quali sono soprattutto le sue preoccupazioni? E un sindaco che cosa può fare per in qualche modo combattere questo rischio di infiltrazione? Sì, buonasera a tutti, benvenuti naturalmente nella città di Treviso. Un grazie soprattutto agli ospiti che questa sera relazionano appunto su un problema che è secolare ma che ormai è anche evoluto. Certamente parlare di mafia, ci sono delle situazioni storiche che ormai sono evolute, sono aziende ormai a livello direi di multinazionali, e come invece ci sono mafie molto più, diciamo, terra terra, chiamiamole, che soprattutto, come giustamente il giornalista diceva, e soprattutto con la globalizzazione e dopo ad esempio la guerra dei Balcani, hanno certamente intaccato il tessuto economico del nostro territorio. Ricordo che dal 1978 il primo introito
della Regione Veneto è il turismo. Turismo nel quale ovviamente come economia, come discorso diciamo di economia legale, c'è la possibilità e soprattutto ci sono situazioni nelle quali determinati controlli non possono avvenire, quindi grossi flussi anche ovviamente di denaro contante. E su questo devo dire che anche come situazione del comune di Treviso e di Treviso, su questo sentiamo dei riflessi, abbiamo sentito dei riflessi, ma che certamente grazie anche alla collaborazione delle forze dell'ordine che qui chiamo il ministro anche perché giustamente per me sei ancora il ministro, hanno saputo soprattutto essere in collaborazione strettissima e quindi dare anche delle risposte immediate. Ma ricordo comunque che nel Veneto e per il Veneto passa la mafia kosovaro-albanese, passa la mafia russa, passa la mafia cinese, passa la mafia nigeriana con la prostituzione che purtroppo noi tutti sappiamo. Sulle strade, ricordo il Taraglio, ricordo Ponte Pana, ricordo tantissime altre cose, e la mafia rumena. Quindi non ci manca certamente la differenziazione. Ma per arrivare a noi è evidente che il problema dei comuni, il problema dei comuni locali è proprio quello, come diceva il sindaco di Rosarno, che il problema è effettivamente quello degli appalti pubblici, quello di determinate situazioni e di capire poi i subappalti e tutto quello che va a finire, se c'è situazione di economia ovviamente negativa, cioè di economia illegale, o se invece ci sono situazioni invece diciamo così legali. Certo che come popolazione ricordo che la prima diciamo inserimento dei mafiosi nel nostro territorio l'ha fatto lo Stato italiano con la famigerata legge, per noi, per me, famigerata legge del soggiorno obbligato. E questo ricordo anche che comunque a livello culturale, perché la mafia ha anche un aspetto oltre che economico, oltre che diciamo storico, c'è una logica culturale profonda. Vediamo ad esempio che quando ci sono degli arresti compiuti dalle forze dell'ordine in determinate località italiane, la stessa popolazione cerca di difendere il malavitoso perché lo vede come un appoggio, come un aggancio, come magari colui che dà lavoro o che... Ma certamente, come ben detto sempre dal sindaco precedentemente, queste sono situazioni che poi si pagano anche con la vita. Ma ricordo che a Codogné c'è stata la prima rivolta dei veneti contro la legge del soggiorno obbligato, che ha visto la popolazione in prima linea contro una signora mafiosa che era stata mandata proprio qua. E su questo certamente abbiamo anche dimostrato che se c'è la volontà da parte del popolo di reagire, come del resto deve essere da parte delle imprese, questa situazione io credo venga ben sistemata e ben controllata. Purtroppo l'evoluzione che ha portato alla mafia è molto più oggi difficile da capire, da vedere, da verificare. Ecco perché auspico, come da resto il ministro l'ha già fatto nel suo mandato, la l'unione delle forze dell'ordine, ma soprattutto anche dei controlli da parte della finanza, da parte della Guardia di Finanza, che sono i primi e fondamentali cartine di tornasole per verificare da dove arrivano queste situazioni. Ricordo anche un marchio della mafia che mi ha colpito perché l'ho anche un po' verificata, sembrava così semplicissima, la famosa legge Rognoni la Torre, su quale anche tu naturalmente ministro ti sei soffermato.
perché l'attore Pio Latone è stato ammazzato proprio per aver fatto questa legge, che è talmente semplice ma è talmente profonda, e dice: ma tu devi dimostrare le proprietà che hai da dove arrivano. Hai vinto all'Enalotto, hai vinto all'Otto, hai vinto alla Sisa, bene. I tuoi genitori ti hanno lasciato, bene. Hai avuto un lascito, bene. Ma se non ci sono questi presupposti e tu hai evoluto la tua azienda, la tua ditta a livelli enormi, eccetera, tu devi capire, cioè tu devi dimostrare da dove avviene questo. Quindi io credo che ovviamente le forze dell'ordine su questo ci hanno anche, ci stanno ovviamente lavorando, e questo è fondamentale. Ma non è appunto così semplice, perché oramai l'internazionalizzazione della mafia porta ovviamente a maggiori difficoltà di controllo. Certo che la mafia può e deve essere combattuta, perché è una concorrenza sleale, soprattutto in un territorio come il nostro, di piccola e media impresa. Il fatto di entrare in un circuito del genere non porta certamente all'evoluzione del territorio, ma porta alla morte dell'economia, alla morte del territorio. Dopo adesso vorrei fare una domanda a Carlo Negri, un magistrato che lavora adesso in Veneto, che ha lavorato nel sud Italia, ha lavorato a Caltanissetta. Abbiamo parlato degli appalti come un business criminale importante e fondamentale della mafia, ma quando si parla di infiltrazioni, lei anche come consulente antimafia, in Veneto quali sono gli altri business? E una seconda domanda la voglio fare molto velocemente: lei ha lavorato nel sud e lavora nel nord. Il nord, il Veneto, che è una mafia tutta autoctona, l'ha prodotta, si chiama Banda del Brenta, si chiama Felice Maniero. Abbiamo anche in prima fila una delle persone che più di tutti ha combattuto Felice Maniero. Quali sono le differenze anche culturali? Guardate che il paese di Felice Maniero, che era comunque controllato, non mi riferisco solo a Capoluogo Maggiore, che è in provincia di Venezia, ma tutto il territorio del Piovese, comunque in questo paese la mafia del Brenta, la mano del Brenta, esercitava un controllo netto del territorio, con atteggiamenti omertosi. La persona, il contadino che aveva bisogno di un favore, non andava dal sindaco, non andava dai carabinieri, ma andava da Felice Maniero. Culturalmente, questo fenomeno che si è concluso con il pentimento nel 95 di Felice Maniero, ecco, quali sono le due differenze tra la cultura mafiosa che ha prodotto il Veneto e quella più devastante probabilmente in ambito nazionale che ha prodotto invece, che sta producendo la mafia? Allora, intanto vi ringrazio per avermi invitato. Come magistrato sono estremamente lusingato e contento di questo tipo di iniziativa, fortemente voluta dal senatore Vallardi, e a mio avviso fondamentale per consentire piantare qualche paletto e confrontare i vari soggetti che operano sul territorio. C'è un magistrato, ci sono gli amministratori locali, politici di varia provenienza, e quindi va bene così. Insomma, io sono molto contento, ringrazio tutte le persone che sono venute qui questa sera, perché hanno preferito dedicare qualche ora a coltivare il loro essere cittadini anziché fare cose magari anche più divertenti, insomma, quindi grazie veramente per il contributo. Ho molto apprezzato l'intervento dell'onorevole Maroni, da dove ha posto con molta fermezza la questione della etica nella politica e nell'amministrazione. È questione di sopravvivenza stessa, io credo, delle forze politiche, introdurre in modo roboante questi temi. C'è una frase molto nota di Giovanni Falcone,
che viene ricordata a metà. Falcone diceva: la mafia è un fenomeno umano e, come tutti i fenomeni umani, ha una genesi, uno sviluppo e avrà anche una fine. La frase però non finiva lì. La frase finiva in questo modo: noi combatteremo la mafia quando capiremo che ci assomiglia. Allora, questo richiamare alla dimensione dell'impegno individuale, la dimensione del guadagnarsi la cittadinanza, che siamo imprenditori, magistrati, posti di polizia, lavoratori di qualunque genere, è un tema assolutamente basilare e fondamentale. Correttamente mi è stato anche chiesto, ed è stata già toccata la questione, si tratta da noi di fenomeni di tipo di infiltrazione, cioè da noi non esistono fenomeni di criminalità organizzata paragonabili a quelli che ammalano alcune regioni del sud. I motivi sono diversi, mi piacerebbe poterli approfondire e se ci sarà il tempo lo farò, però diciamo che la struttura culturale, produttiva, sociale delle regioni del nord fa sì che non sia pensabile una esportazione di modelli criminali con le stesse modalità con le quali questi si sviluppano, si manifestano e operano al sud. È vero, c'è stata l'esperienza criminale della Banda Maniero, ma ha avuto delle peculiarità storiche, localistiche, tali per cui è un fenomeno che poi si è spento, nel senso che non ha trovato un terreno culturale, economico, sociale, tale da riconoscere quello come modello di riferimento. Da questo punto di vista ci sono degli studi di tipo psicosociale estremamente interessanti che spiegano un pochettino come funziona il pensiero mafioso. C'è una dimensione del noi, una percezione del noi che finisce con la famiglia. Avete notato che in alcune zone del sud non c'è l'intonaco fuori dalle case, no? Ecco, questo perché avviene? Avviene perché ciò che non riguarda strettamente la famiglia, intesa in senso di famiglia, di sangue e degli eventuali clientes, è una cosa che non esiste. Da noi, invece, c'è una dimensione del noi che va al di là rispetto a quello fatto strettamente familiare. C'è un noi fatto di solidarietà, di riconoscimento reciproco, di controllo reciproco. Ecco, allora, che questa differenza di modulazione del modo di pensare le relazioni è assolutamente incompatibile con il radicamento di strutture criminali di tipo familistico. Quindi cosa succede qua? Succede che la mafia viene per mungere, viene per lavare, viene per riciclare. C'è un episodio che, se non fosse terribile, sarebbe abbastanza divertente, che raccontava Giuseppe Pignatone, già procuratore aggiunto a Palermo, poi procuratore capo a Reggio Calabria e adesso procuratore capo a Roma. E raccontava che, questo per dirvi quanto sia importante il danaro, la roba per i mafiosi, interrogava un pentito il quale confessava tutti gli omicidi che aveva commesso e lo faceva con una tranquillità e una lucidità impressionante, descrivendo in modo analitico come aveva ucciso Tizio, come aveva ucciso Caio, ma proprio assolutamente sereno e tranquillo. Per avere diritto al programma di protezione, il collaboratore di giustizia deve anche dire dove sono i soldi, dove li ha imboscati, no? Di fronte a questa domanda, il mafioso si è bloccato e dice: qui il discorso si fa un tantino delicato. Questo è, diciamo, un'immagine che serve per capire che cos'è
che cos'è la mafia e che cos'è Cosa Nostra. Attenzione, c'è ancora un atteggiamento negazionista abbastanza diffuso al nord. Quando un paio di anni fa è saltato fuori che c'erano dei terreni oggetto di reinvestimento della famiglia Brusca nella provincia dove lavoro, la reazione immediata del presidente della provincia del sindaco: no, non è vero, da noi questa roba non succede, come se fosse una vergogna, no, personale da tenere nascosta. Ecco, questo atteggiamento fa male perché impedisce di riconoscere i dati di realtà e di mettere in campo gli strumenti idonei a vedere, a prevenire e a curare. Però c'è un pericolo, come dire, diametralmente opposto, di cui già comincio a vedere qualche segnale, che è quello della retorica dell'antimafia. C'è un esercito di gente che campa facendo l'antimafia. Io ho, come dire, vedo in continuazione nelle librerie librini di Bertoli scribacchiati da chiunque, di gente che riciccia delle cose sentite dire, che tiene alto la fiamma dei misteri d'Italia, no? Le trattative, le controtrattative. Perché? Perché c'è un terziario dell'antimafia. Questo terziario dell'antimafia ha un effetto indiretto assolutamente devastante, che è quello di contribuire a costruire il mito della mafia, di costruire un'idea di una cosa quasi nobile, una cosa che certamente fa del male, ma che però aiuta la vecchietta, insomma, che tutto sommato, ecco, lasciando quindi spazio alla ambiguità, che è proprio il brodo di cultura di questo virus, l'ambiguità. Non dimentichiamoci mai che il mafioso non è altro che un maiale che cerca di rubare dei soldi, questo è, non è niente di più. L'attività parassitaria è quella quindi che può essere fatta da noi, l'attività parassitaria. L'attività parassitaria che può venire su due livelli. Un livello, diciamo, propriamente direttamente parassitario, cioè prendere dei soldi, e questo può venire essenzialmente in due modi. Acquisizione degli appalti per realizzare opere o fornire beni o servizi, e qui è evidente. Io dispongo di una quantità praticamente infinita di denaro a costo zero, quindi posso presentarmi alle gare facendo i passi più incredibili, e in questo modo faccio fuori tutta la concorrenza. Attenzione quindi, che qui c'è un danno indiretto per il mercato, perché una pratica non business di questo tipo mette fuori mercato tutti gli altri. Oppure lavaggio del denaro attraverso acquisto di attività imprenditoriali, commerciali, strutture residenziali, alberghiere, complessi edilizi. Anche qui beni che non verranno gestiti secondo la logica del massimo profitto, della massimizzazione, ma con una logica assolutamente differente. E quindi eventualmente, quando farà comodo, verranno anche portati al fallimento, verranno utilizzati per lavare somme di denaro di origine illecita. E questo è il primo tipo di approccio, quello che abbiamo visto che il collega Roberto Terzo ha fatto con la bellissima operazione Serpe. Attenzione, no? Perché noi diciamo sempre che i meridionali sono omertosi. Allora, qui ci sono 200 imprese circa che sono state toccate da questo fenomeno, si sono costituiti in parte civile in 8. Allora, io non me la prendo con quelli che non si sono costituiti parte civile, perché la paura è tanto brutta. Però, ecco, attenzione, perché bisogna trovarsi in quelle situazioni, bisogna veramente trovarsi per poter dire, per poter criticare. Insomma. Poi c'è un'attività indirettamente parassitaria, e anche a questa ha fatto riferimento prima l'onorevole Maroni, cioè il tentativo di condizionare i luoghi in cui si formano le decisioni.
e i luoghi in cui si formano le decisioni possono essere luoghi della pubblica amministrazione, e questo avviene prevalentemente attività strettamente corruttiva, oppure influenzando l'attività decisoria degli organi politici. Influenzare la capacità decisoria degli organi politici può a sua volta avvenire in due modi. Il primo, spesso con somme di denaro rilevanti, riuscire a far passare qualcuno dei propri uomini come soggetto che può essere candidato da un partito per una carica in un'amministrazione locale o anche di più, oppure utilizzando i partiti che stanno, i uomini politici che già occupano le poltrone, e quindi con pratiche corruttive, l'esempio che veniva fatto prima. Attenzione, perché anche qui c'è un indotto negativo, c'è un circolo vizioso che si determina, perché se io riesco a comprare un politico offrendogli un pacchetto di voti, questo contribuirà a far sì che la percezione della politica da parte della gente si abbassi ulteriormente. La reazione sarà che la gente si allontanerà di più, la gente andrà meno a votare, e quindi quel pacchetto di voti diventerà ancora più importante. Ecco, quindi allora, ancora una volta, il richiamo fortissimo alla responsabilità individuale di essere cittadini degni, e quindi, ad esempio, io ritengo che sia un dovere assoluto quello di non buttare il proprio diritto di voto. È uno dei pochi momenti in cui noi possiamo fare qualcosa. Ecco, un'ultimissima cosa, perché altrimenti poi finisce che parla troppo. È stato fatto cenno alla situazione del Veneto e a come una serie considerevole di imprenditori in difficoltà si sia tolta la vita, verosimilmente anche a causa di questa condizione. Di come la condizione di ristrettezza economica abbia portato molti imprenditori ad attingere al credito del crimine organizzato, trovandosi poi sotto strozzo, come dicono, no? Che cosa succedeva? Sapete come funzionava? Funzionava che io ti devo dare 100.000 euro al tasso del 200%, non ce la faccio, allora per convincerti ti porto un imprenditore di 82 anni che è nella tua stessa condizione, te lo porto nel cantiere e lo ammazzo di botte davanti ai tuoi occhi. Questo è accaduto in Veneto, non è accaduto in un film sulla mafia. Ecco, allora qui c'è forse da interrogarsi anche sulla funzione degli istituti di credito, perché l'esercizio del credito, a mio avviso, non può più essere lasciato esclusivamente a logiche di massimizzazione del profitto. L'esercizio del credito, nella misura in cui incide sull'economia, cioè su un bene pubblico, incide su un bene di rilevanza costituzionale. E dunque, questa rilevanza pubblicistica fa sì che l'istituto di credito non sia un soggetto del libero mercato e basta, ma sia un soggetto che deve necessariamente anche essere portatore di oneri rispetto alla collettività. C'è un bel articolo della Costituzione, 47, che dice che la Repubblica coordina e controlla l'esercizio del credito. Ecco, io credo che sia venuto il momento di dare un senso, come dire, molto più corposo a questa azione di coordinamento e di controllo. Grazie. In Veneto, un disegno di legge che ha trovato i pareri favorevoli di tutti i consiglieri regionali. Allora
se lo puoi misurare. Intanto grazie molte per l'invito e devo dirvi che trovo una fortissima sintonia tra le cose che ho sentito e quelle che abbiamo scritto, e questo mi incoraggia tanto. E poi permettetemi di dirvi senza nessuna piaggeria che considero l'iniziativa, per come è stata organizzata, per le cose che sono state dette, un fatto non solo politico ma anche di cultura e simbolico molto importante per la nostra regione. Voglio dirvi brevemente come è nata questa idea. Io sono semplicemente, di questo sono onorato ai colleghi che mi hanno fatto questo regalo, il primo firmatario, però voglio dirvi prima di tutto che questo è un disegno di legge del Consiglio. Non abbiamo voluto targarlo con simboli di questo o quel partito, abbiamo discusso, lo sanno i colleghi che sono qui presenti, che ringrazio anche per l'invito, dare un segno importante perché la legalità è prima della battaglia politica, è la condizione della democrazia. È una regione importante, a volte dolorosamente affiancata a regioni con le quali veramente noi abbiamo poco a che spartire anche sui temi della cattiva politica, e purtroppo non facciamo notizia quando facciamo lo statuto, quando facciamo la modifica della legge elettorale, quando togliamo il listino, quando vogliamo il vitalizio, non facciamo notizia. Però vi devo dire che io ho trovato molto incoraggiante l'idea che questo disegno di legge sia firmato da tutto l'ufficio di presidenza, da tutti i capigruppo rigorosamente ordinati per consistenza dei gruppi, e da tutti i presidenti di commissione, di tutte le 8 commissioni del Consiglio, e dalla maggioranza dei consiglieri, il quale è stato sottoposto, e altri che si sono poi via via aggiunti. Guardate che con i tempi che corrono, questo è un fatto politico di per sé, perché significa che la Regione Veneto, il Consiglio, che è la massima rappresentanza dei Veneti nella nostra Regione, può dare un segno che prima della discussione, prima delle nostre idee, prima delle nostre convinzioni, esiste l'idea che la politica si deve svolgere in un clima di legalità, che la competizione economica si deve svolgere, come è stato spiegato bene, in un clima di correttezza, che non possiamo accettare, poi chi avrà voglia di leggersi il disegno di legge troverà molte conferme nelle cose che sono state dette. La seconda cosa che vi voglio dire in questo disegno di legge è che noi non abbiamo voluto fare il disegno di legge della politica. Nella fase di costruzione del disegno di legge abbiamo lavorato come gruppo di lavoro assieme all'assistenza legislativa e sul portale della Regione, anche in fase di costruzione, era proposto ai cittadini il testo perché potessero intervenire e mandare osservazioni agli enti locali, alle forze di polizia, alle forze, alla Procura della Repubblica, ai questori, ai prefetti. È stato chiesto di contribuire con cosa che hanno fatto, con loro osservazioni. E adesso che il testo è stato depositato prima delle vacanze estive, appena entrato in commissione, abbiamo fatto il 9 di questo mese una giornata intera di consultazione nelle quali le forze politiche, le forze istituzionali, l'università, eccetera, le organizzazioni sindacali, l'associazionismo hanno potuto esprimere, cosa che hanno fatto, con loro osservazioni, il loro punto di vista. Perché questo? Perché a noi non interessa un disegno di legge da sbandierare così per dire che siamo stati bravi, ci interessa un'operazione anche culturale che venga vissuto e sentito come un'operazione costruita con i cittadini e con le forze della Regione Veneto. Abbiamo raccolto molti consensi e anche molti apprezzamenti da parte per esempio della Procura della Repubblica, dell'Università, perché questo significava dei sindacati di polizia, per dire, significava un segno importante che loro si aspettavano dalla politica. Perché è giusto, e prima lo abbiamo fatto tutti con convinzione, ringraziare chi rischia la vita per difendere la nostra libertà. Però queste persone, io mi ricordo le parole di Roberto III a quel seminario del 23 gennaio, quando ci disse: guardate, voi non vi rendete conto che se vi immaginate che la mafia la sconfinano i poliziotti e i magistrati e ci lasciate nelle condizioni in cui siamo e la politica non fa la sua parte, voi vi illudete. Perché noi comunque non ce la faremo con questi organici, in queste condizioni, con i tagli dei fondi, a far fronte a delle esigenze che sono assolutamente sopra le nostre forze. Allora, noi abbiamo voluto dare anche con questo disegno di legge un segnale che dice: signori delle forze dell'ordine, signori che
durante il giorno e la notte rischiate, ripeto, la vita anche per la nostra sicurezza, sappiate che noi modestamente vogliamo fare il nostro lavoro di esponenti politici e mettervi nelle condizioni per dirvi che non siete soli e noi la nostra parte la facciamo. La terza cosa che ci siamo proposti è quella di dire, e qua lo sa benissimo il ministro Maroni, avendo fatto un mestiere complicato e ingrato, non basta fare le leggi, bisogna farle applicare. E bisogna costruire. È difficilissimo a scovare in un periodo di vacche madrissime le risorse per poi fare le cose che siamo proposte e soprattutto che monitoriamo insieme con l'esecutivo, che poi spetterà il consiglio d'indirizzo e alla giunta evidentemente, perché è suo compito la realizzazione, il monitoraggio di quello che noi facciamo, perché talvolta quando nei consessi internazionali confrontiamo la legislazione italiana se qualcosa è mal stato dico che le leggi, peccato che poi noi queste leggi dobbiamo tradurle in pratica, metterci i soldi, mettere in condizione anche chi governa di operare. Io vi dico brevemente due cose, poi se ci sarà il tempo possiamo illustrare meglio, ma non voglio nemmeno io rubare, visto che tutti gli altri relatori sono stati molto contenuti. A che punto siamo? Noi oggi abbiamo chiuso una fase emendativa in commissione, lunedì ci vediamo, io confido molto e spero che anche questo convegno, anzi ne sono convinto, servirà in questa direzione, che il Consiglio possa prima della fine dell'anno licenziare questo testo. Ora è il momento, nel momento in cui la politica viene messa sotto accusa, con qualche ragione e a volte con qualche estremizzazione molto pericolosa, perché la politica è come l'acqua, non conosce vuoti, e se noi delegittimiamo insieme alle forze politiche e le istituzioni non aspettiamoci un bel futuro, perché arriveranno altri che occuperanno questi luoghi. Noi dobbiamo restituire alla politica anche con queste azioni dignità, equità, trasparenza, onore, perché la politica è la cosa più bella che una persona possa fare al servizio della sua comunità. Allora noi oggi questa legge la possiamo portare fuori anche prima del bilancio, sapendo che sarà una legge sulla quale dovremo lavorare, ma guardate che è una legge importante che prende consapevolezza di cose che sono state dette questa sera, che il Veneto non è terra di mafia tradizionalmente intesa, ma interessa tantissimo alla mafia, soprattutto quella mafia della zona grigia che ricicla in Veneto capitali ingentissimi nei settori dell'edilizia, del gioco, d'azzardo, della prostituzione, dei supermercati. Ci sono settori a volte che noi non ci immaginiamo, perfino nel contrabbando delle staminali, delle uova per i pandori, cioè delle cose che noi non ci immaginiamo si arriva a costruire dei fenomeni di lucro. E vi dico tre cose e finisco, poi se mai mi dirà il perché difendo molto, ma non perché, non è mio, anzi io sono proprio contento di dire che è del Consiglio, capite? Fa delle cose importanti. Noi agiamo sul sostegno della prevenzione in modo particolare, non è nostro compito fare il lavoro delle forze di polizia, non è nostro compito fare il lavoro delle prefetture, è nostro compito lavorare con gli enti locali, con le scuole, attraverso un'azione di promozione di una cultura. Il disegno di legge si chiama così, cioè sembra un film della Lina Wertmüller il titolo, ma non è messo a caso. Attuazione coordinata delle politiche regionali a favore, le parole, della prevenzione del crimine organizzato e mafioso. La Procura della Repubblica ci ha ringraziato perché li abbiamo messi insieme i termini, proprio perché non sono facilmente distinguibili, nonché per la promozione della cultura, della legalità e della cittadinanza responsabile. Prevenzione e promozione sono robe nostre, l'azione di repressione sono cose di altri che noi vogliamo favorire e aiutare. Questo è il primo presupposto importante. Facciamo, per quello che ci riguarda, non predichiamo agli altri. L'articolo 3 prevede il codice di autoregolamentazione del Consiglio regionale su proposta del Consiglio di Presidenza, dell'Ufficio di Presidenza. Gli articoli 4, 5 e 6, perdonatemi, poi li potrete vedere, chi avrà voglia va sul sito del Consiglio, si apre la finestra in alto, vede tutto e legge la relazione e troverete forte la sintonia con le cose dette stasera. Prevede i protocolli con le associazioni, con gli enti locali, con le forze economiche, contro la mafia che si occupa per esempio dei rifiuti e altro settore importante. L'articolo 7 è dedicato a un tema sul quale prima i sindaci hanno parlato, la stazione unica appaltante, che è un tema complicatissimo sul quale noi siamo in grado di poter verificare anche la possibilità di concorrere, di creare delle condizioni che aiutino le imprese
a non essere messe fuori gioco dalle situazioni che sono state descritte. L'articolo 10 parla dell'intervento nel settore della formazione e dell'istruzione, rivolto agli studenti, rivolto agli operatori, perché se non si fa prevenzione, guardate che non ce la faremo mai. Gli articoli 13 e 14, ho finito, parlano di sostenere l'utilizzo a fini sociali dei beni confiscati, diceva benissimo un attimo fa il magistrato, il cuore della mafia è il denaro, il prestigio sociale è il denaro, bisogna colpirli lì, non dire ai comuni vendete i beni per ripianare i debiti, no, mostrate che questi beni nati da una cosa cattiva possono essere usati a fini socialmente positivi, il sostegno alle vittime, l'osservatorio che non sarà la solita cosa di 50 persone ma 5 personalità che gratuitamente presteranno il loro servizio al Consiglio per tenere un collegamento tra la società e l'azione politica del Consiglio stesso. E infine una norma precisa di attuazione e di monitoraggio, perché noi vogliamo rendere conto ogni 2 anni di quello che questa legge ha prodotto. Allora permettetemi di concludere dicendo questo. Io ho usato in qualche occasione l'idea che questa è bella politica, poi ho capito che stavo sbagliando, perché l'aggettivo va tolto. Questo è politica. Non c'è bella politica, la politica è solo questa roba qua, tutta l'altra roba non c'entra con la politica. Noi dobbiamo restituire l'idea che alle nostre comunità, noi quando litighiamo, dobbiamo litigare sui contenuti, ma deve essere chiaro anche con l'azione del Consiglio che noi vogliamo dire alla società veneta che questa cosa la conosciamo, la approfondiamo, non ne abbiamo paura, come dimostra il sindaco di Rosano che è qui con noi, ma dobbiamo mettere in atto tutte le azioni che sono nelle nostre possibilità e competenze per combattere il fenomeno e restituire dignità piena alle istituzioni e alle forze politiche. Questo è il nostro compito, questo è il senso di questo progetto di legge del Consiglio ed è per questa ragione che io sono veramente onorato di essere stato invitato e di poter condividere con voi questo lavoro e mi auguro di poter con gli amici e i colleghi festeggiare positivamente l'approvazione in Consiglio. Vi ringrazio. Abbiamo sentito gli interventi di un magistrato, abbiamo sentito gli interventi degli amministratori. Un ruolo chiave in tutti gli interventi è il ruolo dell'impresa, impresa che è la prima vittima, tra virgolette, della mafia e dell'infiltrazione mafiosa. Il mondo dell'impresa quindi è centrale nel dibattito di stasera, centrale quando si parla anche di infiltrazioni mafiose, appalti, riciclaggio, pulizia di denaro. Gli imprenditori sono anche i primi probabilmente a capire che qualcosa in appalto forse non va, no? Quando qualcuno si presenta e offre con il massimo ribasso un'offerta impareggiabile, oppure quando un'impresa è in difficoltà e si presenta qualcuno che offre del denaro. Abbiamo al tavolo un imprenditore, rappresentante anche della categoria. Allora, quali sono, quando si parla di infiltrazioni mafiose, le percezioni che voi avete, quali sono anche gli strumenti che voi avete per fronteggiare questo pericolo? Intanto voglio ringraziarvi per l'invito questa sera. Non è facile parlare dopo attori così acculturati, così attento soprattutto al problema, perché diciamo qui al nord, dico qui al nord perché quello che percepiamo noi come imprenditori è una percezione sicuramente diversa dalle realtà che sono presentate al sud e che si vivono al sud. Noi imprenditori come percezione qui al nord diciamo che non abbiamo probabilmente per realtà, probabilmente per paura di raccontare quello che succede, non abbiamo soprattutto in associazione una forte sensazione di questi fenomeni e di questi episodi. Sicuramente ci sono, come staremo parlando qua adesso altrimenti. È certo che questi fenomeni sono dei fenomeni che ci possono interessare da vicino. Concordiamo pienamente con le parole che sono state ripetute più volte, soprattutto quelle di prevenzione, che è utile prevenire perché quello che si sente, mi correggo, non abbiamo delle informazioni dirette, delle conferme dirette di questi fenomeni, sicuramente abbiamo delle informazioni indirette, abbiamo delle conferme indirette che, come è stato detto e ripetuto più volte, ci sono
degli interessi che si stanno spostando dal sud al nord per riciclaggio, per lavaggio, per tutti gli episodi che si conoscono. È chiaro che questo poi ci toccherà vicino, ci toccherà da vicino molto nel prossimo futuro. E la prevenzione sarà molto importante. Quello che noi dovremmo fare come, come associazione è riuscire a diciamo, togliere il tabù che c'è oggi dell'imprenditore che è terrorizzato dal fatto di potersi rivolgere a qualcuno nel caso in cui subisse delle minacce o delle violenze. Quindi naturalmente non mi interessa direttamente, però mi mettono in panni di un imprenditore che dovesse andare dall'autorità a dichiarare, a denunciare un episodio di estorsione piuttosto che di violenza. Sicuramente il primo pensiero va sulla famiglia, va su quello che potrebbe succedergli e questo è uno, secondo me, dei vincoli maggiori che ci possono essere all'outing che può fare un imprenditore. Per cui, come associazione, una cosa importante che si può fare è sedersi a un tavolo con l'autorità e soprattutto anche con chi ha vissuto più che al nord, al sud, queste problematiche in modo amplificato al massimo, che quindi può anche anticipare le soluzioni che altrimenti difficilmente noi riusciremo a trovare da soli qua al nord, sedersi a un tavolo a trovare delle soluzioni per togliere questi tabù importanti. Questo non è l'unico problema, il fatto di essere imprenditori oggigiorno è molto più difficile, come non dico niente di nuovo, che tutti voi lo sapete, la crisi sta facendo stringere le cinghie a parecchi imprenditori, ma questo non interessa solo gli imprenditori, perché in cascata poi può interessare anche i lavoratori e i dipendenti. Un qualsiasi imprenditore che si ritrova a dover bussare la porta alla banca, che o a chiedergli dei soldi, oppure addirittura a ritrovarsi la banca che non gli concede più il fido e c'ha bocche da sfamare, stipendi da pagare, fornitori da pagare, naturalmente una delle alternative che gli si presenta è proprio quella di dover andare a cercare denaro dove il denaro ha un determinato costo, che è molto più alto di quello della banca. Questo amplifica poi questa situazione negativa. La maggior parte degli imprenditori continua a dire ce la faccio, la crisi finisce, riprende l'economia, riuscirò a starci dentro, e si trovano in una situazione che diventa assolutamente ingestibile, da cui probabilmente suicidi, da cui probabilmente situazioni che vanno all'estremo. Responsabilità delle banche, qual è? La responsabilità sociale delle banche, cioè stavano parlando prima e condividiamo in pieno l'imprenditore. Le banche in questo momento devono pensare al loro profitto, si stanno proteggendo nascondendosi dietro alla non disponibilità di altri fondi, oppure si nascondono dietro a che cosa? Le banche stanno, quanto sono causa di questo effetto domino che ci può essere nell'economia delle imprese locali? Queste sono riflessioni che sono molto, molto importanti. E soprattutto che cosa succede? Che quando poi la criminalità avviene, la criminalità o gli effetti della criminalità del riciclaggio del denaro, del lavaggio del denaro, arrivano a competere con gli imprenditori normali, quelli onesti, succede che chi è un imprenditore disonesto riesce normalmente ad avere accesso ai fattori produttivi o comunque ad avere una struttura produttiva che ha un costo molto minore rispetto a quello di un imprenditore onesto. Viene chiamata costo della regolarità. Se io sono un imprenditore e ho tutto in regola, ho mediamente quanto 20, 30, 40% di costi in più rispetto a chi non segue le regole. Oppure addirittura se ho dei fornitori che mi vengono imposti, addirittura perché penso che su questo sia molto più sovente che al nord. Se vengono imposti dei fornitori, quindi non controllo la qualità, non controllo il prezzo, non controllo nulla, automaticamente sono fuori mercato, perché anche questa è una cosa molto penalizzante. Però comunque mi vado a trovare ad avere una condizione di concorrenza, ma di competitività che è sicuramente inferiore rispetto al mio concorrente disonesto. Possiamo immaginarci un tessile che in regola con tutte le norme contro un sottostadista magari di dipendenti cinesi che riesce ad avere un suo mercato.
mercato e finire in qualche modo a vendere il mio stesso mercato, che cosa faccio? Cioè, non ho molte alternative. E queste sono cose che piano piano si stanno creando sempre di più, perché non è solo il nord che viene al sud, c'è anche l'estero, ci sono i cinesi, ci sono gli indiani, ci sono i russi, ci sono tantissime realtà criminalizzate che stanno portando anche verso l'Italia e alcune sensazioni cominciamo ad avere, alcuni sentiment ce li stanno creando. Questo è un grosso rischio. Quindi l'appello che facciamo noi è sicuramente verso le banche, del cercare di, non di cercare le banche, della politica di aiutarci verso le banche in primo luogo, che sicuramente è un argomento che va trattato da qui a breve se vogliamo uscire veramente dalla crisi e rendere di nuovo l'economia in una fase non più recessiva, questo è sicuro, e dall'altra parte una protezione e una prevenzione di quello che è l'attività criminale di cui stiamo parlando. Adesso inizierei un secondo giro di risposte. Ripartiamo quindi dal segretario Maroni. È stato detto anche qua questa sera, la mafia va combattuta colpendo la cosa più importante per i mafiosi, che sono in qualche modo i soldi, il denaro e i beni che hanno. Pio La Torre, prima poi il generale della Chiesa, avevano in qualche modo teorizzato e voluto davvero anche una sorta di agenzia per i beni confiscati alla mafia. Se ne è parlato per tanti anni, un dibattito politico molto acceso, lei da ministro ha fatto questa agenzia, l'ha resa in qualche modo operativa. Da un anno a sta parte ci sono altre polemiche, i rappresentanti delle associazioni antimafia dicono le cose hanno subito un forte rallentamento. Qual è la situazione? Ci sono più io. Io penso di avere modestamente qualche merito nell'azione del Ministro dell'Interno nel contrasto alla criminalità organizzata, perché mi sono impegnato molto e ho fatto delle cose credo utili e ho sollecitato e coordinato l'azione straordinaria di polizia, carabinieri, guardia di finanza, le forze dell'ordine, questori e magistrati. Sono stato in 3 anni e mezzo, mi pare 25-26 volte a Caserta a fare la riunioni operative contro il clan dei Casalesi, e qualche risultato si è ottenuto, ma principalmente mi sono concentrato proprio su questo aspetto, l'aggressione ai patrimoni. L'abbiamo capito dall'intercettazione dei mafiosi in carcere, che non si lamentavano tanto del fatto che uno era stato arrestato, quell'altro era stato condannato, è il rischio del mestiere, diciamo così, dal loro punto di vista. La cosa che veramente per loro era insopportabile era sentire che, vedere che i beni venivano portati via, la roba veniva portata via, ma... E questo è il passo in avanti che abbiamo fatto, non basta sequestrare. Ci siamo accorti che c'erano due rischi, il rischio addirittura che l'azione di sequestro fosse dannosa piuttosto che utile, l'ha detto il sindaco di Rosarno. Duplice rischio, primo sequestro e prima che arrivi la confisca passano anni. E c'era una legge che io ho modificato, il Parlamento ha modificato su mia proposta, che rendeva paradossale questa procedura. Che cosa diceva questa legge? Diceva che se un mafioso viene arrestato e gli vengono sottratti i beni perché è pericoloso, se la pericolosità viene meno, i beni vengono restituiti agli eredi. Cioè, se lui muore in carcere prima della sentenza definitiva, i beni venivano restituiti alla famiglia. È una cosa francamente, e abbiamo modificato questa legge aumentando del 300% in 2 anni, del 300% le confische dei beni rispetto ai sequestri. E l'altra cosa sono i beni delle aziende, i beni produttivi, soprattutto in Sicilia. È stato, mi ricordo,
venne sequestrata una catena di supermercati. Una catena di supermercati non è un immobile, si sequestra, si tiene lì, si fa un po' di manutenzione. Una catena di supermercati ci vuole qualcuno capace di gestire questa attività produttiva, se no fallisce, se no chiude. E purtroppo, fino ad allora, quando c'era un sequestro, il magistrato nominava, perché non poteva fare altro, un curatore che era uno che faceva i conti, insomma, no? Un commercialista, che andava lì, faceva il bilancio, faceva le verifiche, e alla fine 99% delle aziende sequestrate fallivano. Con lo straordinario risultato, lo dico in senso ironico, che chi lavorava in queste aziende perdeva il posto di lavoro, e quindi il messaggio è: arriva lo Stato e io perdo il posto di lavoro, meglio la mafia dello Stato, no? Ecco, questa era la situazione assurda in cui noi ci siamo trovati, e l'abbiamo modificata tra le altre cose creando appunto l'Agenzia dei beni sequestrati, per la gestione dei beni sequestrati e confiscati. Ho voluto che fosse scritto proprio dei beni sequestrati e confiscati. Ci siamo arrivati dopo una lunga discussione con la magistratura per evitare sovrapposizioni o per evitare invadenze di campo da parte nostra, parlo da ex ministro dell'interno nei confronti della magistratura, ma mettendo insieme le forze. E il dottor Pignatone è stato uno degli interlocutori più importanti che ho avuto nella definizione di questa difficile novità. Questa agenzia ha come compito quello di gestire i beni che vengono sequestrati e confiscati, principalmente le aziende, per impedire che falliscano, se no è meglio, non dico che è meglio non sequestrarle, ma il risultato è contrario, è l'opposto di quello che serve. E anche grazie alla collaborazione con il mondo delle imprese, l'Unione Industriale, Sicilia, Ivan Lobello, che è stato il precursore, ma anche quelle di altre regioni, hanno prestato e adesso prestano, tra virgolette, i manager per gestire le aziende sequestrate, fino a che arrivano alla confisca. Le aziende sequestrate possono anche fallire, forse in alcuni casi è giusto, perché un'azienda nasce lì facendo fuori concorrenti e questo non va bene, ma bisogna decidere caso per caso, valutare caso per caso, non deve essere la regola generale che falliscono perché non siamo capaci, lo Stato non è capace di gestirle, perché questo rafforza il potere della criminalità organizzata. Con queste norme, con queste modifiche legislative, l'Agenzia dei beni sequestrati e confiscati, l'eliminazione della norma che restituiva ai mafiosi i beni sequestrati, l'accelerazione del passaggio dalla fase del sequestro alla fase della confisca, il capitolo aggressione ai patrimoni è straordinariamente forte oggi rispetto a qualche anno fa. Io sono... mi informo sempre di quello che avviene ovviamente al Ministero dell'Interno, perché mi interessa particolarmente che queste innovazioni che abbiamo messo possano continuare, e devo dire che non si è mai contenti di quello che si fa, ma io sono soddisfatto di come stanno procedendo le cose nella gestione dell'attuale Ministro dell'Interno, perché questa azione di contrasto ai patrimoni sta procedendo e sta continuando. Ci sono contraccolpi sul territorio, sequestrare beni per 250 milioni di euro, come è avvenuto nel territorio di Rosarno, può essere un problema, certamente, ma se viene gestito bene, coinvolgendo i sindaci, cosa che io ho voluto fare, dando la gestione dei beni ai sindaci. Poi è vero, non devono essere venduti, devono essere utilizzati, questo si può fare bene qui da noi. In queste regioni è un po' più complicato, perché il sindaco di Palermo, che ha 50-60 immobili sequestrati alla mafia da gestire, non è che può fare il centro per anziani, il centro per i giovani, il centro per quelli di mezza età, eccetera eccetera. Da noi per fortuna ce ne sono meno e possono essere utilizzati per finalità sociali. Bisogna tener conto dei territori e delle specificità.
ma il capitolo più importante, ripeto, è l'aggressione ai patrimoni della criminalità organizzata, e l'azione fatta dallo Stato italiano, dal governo italiano in questi anni non ha pari al mondo. Siamo all'avanguardia in tutti rispetto ai paesi europei e non solo. L'FBI aveva fatto i complimenti alla polizia italiana due anni fa per questa capacità, il Ministero dell'Interno per questa capacità di aggredire i patrimoni che neppure negli Stati Uniti riescono a fare. Purtroppo in Europa non c'è la normativa che c'è in Italia. Questo è un grave problema, non c'è il coordinamento, è una delle lacune dell'Unione Europea. Se da noi c'è una pressione così forte sui patrimoni e lo stesso non c'è in Spagna, succede che i mafiosi si spostano a fare gli investimenti in Spagna. Qualcuno potrà dire, beh, meglio in Spagna che da noi, ma non è così, non è mal comune mezzo gaudio, perché poi non essendoci più il controllo dei confini tra la Spagna e l'Italia è come se fossero qui vicino a noi. Io mi sono battuto molto perché l'Europa prendesse almeno questo di buono dall'Italia, la normativa di contrasto ai patrimoni mafiosi, purtroppo non ci sono riuscito, ma noi dobbiamo essere orgogliosi di questa normativa e investire molto. Ben venga la proposta di legge che ho sentito, che mi piace molto a livello regionale, perché il contrasto spetta alle forze dell'ordine, alla capacità, all'azione di intelligence, di prevenzione e di contrasto. Nessuno pretende che il consiglio regionale, un assessore, possa fare quello che fanno polizia, carabinieri, magistrati, naturalmente. Ma nel contrasto alla mafia, oltre che l'azione diretta sul portafoglio, sono importanti anche i simboli, è importante la simbologia. Una regione che approva una legge del genere fa capire ai mafiosi e ai criminali che qui la vita per loro sarà molto dura. E la mafia, la 'ndrangheta, tengono molto alla simbologia, questa gestualità, questi simboli. Voi lo sapete qual è il santo patrono della Polizia di Stato? San Michele Arcangelo. Sapete qual è il santo patrono della 'ndrangheta? San Michele Arcangelo. Uno dei due non sta tanto bene, no? Quello della 'ndrangheta se lo sono auto-attribuito loro. Ma è un caso che sia lo stesso patrono della polizia? Me lo sono sempre chiesto. Nessun mafioso mi ha risposto. Però, secondo me, non è un caso. Ecco, questo ruolo che la 'ndrangheta attribuisce a se stessa di essere lei lo Stato, lei che tutela l'ordine, lei che gestisce. Per questo che l'azione simbolica contro la 'ndrangheta è assolutamente fondamentale, pari all'aggressione e il patrimonio. E in questo, lo ripeto ancora, la ringrazio di essere qui, i sindaci coraggiosi sono uno strumento fondamentale per combattere, per sconfiggere la criminalità. Della mafia è incredibile, sono diverse le cifre che girano, ma si parla sicuramente di una cifra di oltre 100 miliardi di euro all'anno, che ipotizza anche qualche osservatorio 140 miliardi di euro all'anno. Giusto per fare il quadro, in Italia c'è solo un'azienda che fattura di più, che è l'assicurazione generale, che è l'azienda che è più importante a livello di negli ultimi anni ci sono stati tantissimi arresti eccellenti, ci sono stati tantissimi sindaci come lei, ci sono state mobilitazioni delle associazioni di categoria, degli industriali, degli artigiani da nord a sud in modo trasversale, eppure negli ultimi anni il business criminale della mafia è in costante ascesa. Lei ha la sensazione che prima o poi in qualche modo si potrà sconfiggere la mafia, anche con un impegno civile di tutte le persone? È una domanda difficilissima quella che mi ha fatto. Ovviamente la speranza è che si possa sconfiggere la mafia. Realisticamente le dovrei dire no, assolutamente, perché con qualsiasi
qualsiasi entità criminale, qualsiasi business economico, per questo ormai è un business economico, ha dei valori, ha del, con quelle cifre che mi dice, soprattutto per quanto riguarda la 'ndrangheta, che è diventata la prima, diciamo, la prima tra le mafie che ha dei capitali enormi derivanti da traffico di stupefacenti, e quello che ha portato questa alla ricchezza economica, e soprattutto poi la sottovalutazione del fenomeno della 'ndrangheta negli anni 80-90, dove si è pensato solo alla mafia siciliana, e quindi si pensava che gli 'ndranghetisti fossero dei pastori dei sequestri della Spromonte, e che quindi non avrebbero, erano delle persone così da, da arrestare, ma che non avrebbero avuto l'intelligenza o la capacità criminale di soffrire con la mafia siciliana. E questa sottovalutazione ha fatto sì che la 'ndrangheta oggi invece domini il traffico degli stupefacenti, e quindi sia dotata di quei capitali che stanno consentendo di esportarli in più, non solo in Italia, ma anche in Europa. Quindi è chiaro che la società ha creato una scena di anticorpi, la società ha dei diritti politici. Per quanto riguarda i beni confiscati, io dico la, le misure di prevenzione patrimoniale sono necessarie, indispensabili. Non, proprio perché la 'ndrangheta si nutre di simboli, ritengo che la vendita nelle realtà come la mia, per esempio, o in altre realtà simili, sia assolutamente da evitare, la vendita dei beni confiscati. Perché proprio mettendosi di simboli e il fatto che venga presa la casa della detenzione del boss, o venga restituita allo Stato e reinvestita per l'attività sociale, per esempio noi su alcuni beni li stiamo utilizzando quasi tutti, e avendo anche la, nella problematica degli immigrati, stiamo creando un centro per gli immigrati, un bene confiscato alla mafia, nutrendosi di simbologia, questo fa sì che susciti moltissimo la reazione, perché non si colpisce solo l'elemento economico, infatti loro quando sono, devono lasciare le case che sono state sequestrate le devastano, proprio per dimostrare che te le forniscono fornite di tutti, ma non la posso utilizzare. Non si sa come, prima che venga effettuato lo sgombro, vengono danneggiate, vandalizzate, in maniera che poi il comune deve impiegare molti fondi o non abbia, nelle ristrettezze economiche di oggi, la possibilità di poterli utilizzare. E quindi quasi come una partita, una sfida che si viene a giocare. Vendendo in determinati territori possono essere riacquistati da prestanome. Quindi questo è il rischio che si rimpossessano in maniera trasversale, potrebbe essere in una città come Palermo, dove sarebbe difficilissimo forse gestire, come diceva il Ministro, ma in realtà locali è opportuno che invece forse non venga affidata solo ai comuni, forse anche alle province, comunque molte spariranno, quindi forse non sarà possibile neanche questo, ma che vengano reimpiegate proprio per dimostrare la presenza dello Stato, perché nutrendosi di simboli la mafia ha bisogno di questo contrasto evidente, la privazione del potere e del consenso sociale. Una domanda adesso per il magistrato, per Carlo Meglio. Abbiamo sentito il sindaco di Treviso Cobo aver fatto cenno anche a quello che è successo negli anni 70 in queste terre, cioè l'arrivo dei soggiornanti obbligati prima ancora del confino. Mi rendo conto che la domanda potrebbe essere scomoda perché insomma lei è magistrato, ma lei, Rina Junior, l'avrebbe mandato a lavorare a Palma? Se la legge che devo applicare prevede che Rina Junior deve andare a Padova, io lo mando a Padova. Se la legge non è fatta bene, io sono pronto ad applicarla lo stesso. Mi rendo conto che questa domanda contiene più di una provocazione, insomma. E tuttavia credo di essere il destinatario non corretto di questa domanda, nel senso che il margine di discrezionalità che viene lasciato al magistrato in questi casi è piuttosto limitato. C'è anche un po' di, mitologia dietro queste cose, insomma. Io francamente non credo che il fatto che una persona, per quanto con così nobilissime origini mafiose, collocato in un contesto completamente decontestualizzato, ad esempio nessuno si è mai occupato del figlio di Ciancini, no? Che pure stava attrappato da Bologna, finché questi non ha deciso che anche lui aveva un sacco di cose nuove da raccontare ai magistrati, no? Quindi voglio dire, se noi pigliamo un mafioso cattivissimo e lo mettiamo in centro a Treviso, io sono sicuro che i vicini di casa sanno chi è, sono sicuro che quando va a fare la spesa sanno chi è,
sono sicuro che questi signori con la divisa seduti qua davanti sanno chi è, e quindi non mi fa tanta paura, ecco. Mi fa più paura un gruppo di soggetti con un cognome privo di significato o non conosciuto che soggiorna a lungo tempo da queste parti, che comincia a tirar fuori delle quantità di denaro incredibili che non si sa da dove vengono, che comincia a interloquire con il vice sindaco del paese, perché non è che il mafioso arriva lì con un cartello con scritto solo mafioso e la pistola in mano. Spesso è una persona estremamente garbata, estremamente gentile, che si propone come amico, si propone con il niente, non si propone con la pistola, no? Questo è il punto. Quindi, per carità, mi rendo perfettamente conto che delle distonie, c'è un bellissimo teorema del professor Carlo Cipolla, ha teorizzato la teoria della distribuzione dei cretini, e ha dimostrato che c'è un'uguale percentuale di cretini in tutte le categorie professionali, ergo anche nella mia. Quindi sicuramente... Sicuramente c'è qualcuno che fa delle idiozie anche, ci mancherebbe, sarebbe delle robe strane se non fosse così. Ma al di là di questo, ecco, credo che in altre epoche storiche, quando la questione del confino era sistematica, quando determinava veramente la esportazione considerevole nella quantità di soggetti collegati e obbligati a soggiornare lì, quindi in qualche modo costretti a riprodurre qualche forma di attrezzatura mafiosa intorno a sé, ha effettivamente avuto qualche effetto negativo. Ma attenzione, anche questo è un po' un simbolo, insomma, io tra l'altro i figli di Lina non sono mica neanche tanto intelligenti, da quello che ne so io, quindi non credo che siano capaci di fare più di tanto. Spero di non aver risposto alla domanda. Fare un passettino molto, molto pretenzioso in avanti. Ho sentito anche l'intervento di Matteo Zoppas, che faceva riferimento anche ad altre forme di illegalità remote in qualche modo, nel senso che le illegalità che vengono compiute a migliaia di chilometri da noi e che arrivano a noi sotto forma di prodotto commerciale. Io parlavo di un'idea, probabilmente un po' folle, con Piero Luigi Vigna, il precedente procuratore nazionale di mafia, che è stato uno dei miei maestri e che è venuto recentemente a mancare. E parlavamo di una sorta di certificazione di legalità. Noi siamo abituati alla certificazione ISO 9000, no? Ormai è tutto certificato, il biologico, eccetera. Sembra quasi che chi rispetta le regole sia un deficiente, sia un debole. Invece, signore, noi ci abbiamo messo circa 2000 anni per costruire questo patrimonio di cultura e di legalità. E sono gli altri che si devono adeguare a noi, non noi abbassare il livello con la nostra. Ecco allora che se arrivano dei palloni dal Giappone, dalla Cina, e non mi dimostrano che sono stati fatti pagando i contributi ai lavoratori, non inquinando, non sfruttando i bambini, allora io dico: questo è un prodotto che non è certificato, quindi non lo posso commercializzare. Io ritengo che se questo distillato venisse recepito a livello comunitario, adesso per carità questa è un po' un'utopia, ma credo che in qualche modo si dovrà arrivare a qualcosa del genere. Perché qui allora non si porrà più una questione di innalzare delle barriere doganali, dicendo no, non compro dalla Cina perché siete cinesi, no, non compro da te perché il tuo prodotto non è legale. E questo può valere anche da noi. Non mi faccio costruire la casa da te, tu non puoi partecipare alla gara perché non hai saputo dimostrare la provenienza
dei tuoi denari, perché hai avuto dei procedimenti penali perché non pagavi i contributi dei tuoi lavoratori, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi qui attenzione, perché c'è una collisione tra due pianeti. Il nostro che abbiamo costruito in 2000 anni, che è complesso, ricco, che è anche pesante da sostenere, è oneroso, perché costa tanti soldi, perché paghiamo un sacco di soldi di tasse per tenere in piedi tutta questa roba qua. Però è un sistema civile, è un sistema di rispetto dell'individuo, di rispetto delle persone. Dall'altra parte un pianeta che arriva ad una velocità pari alla nostra, dove invece tutto ciò non c'è. Un mondo che non riconosce le nostre regole. Ecco, allora io credo che le differenze si dovranno valutare in termini di rispetto della legalità. Credo che questo potrebbe essere un parametro che aggiusterebbe tante tante cose anche a livello di gara. Lei ha fatto tutto l'esempio della concorrenza sleale di un imprenditore, e faccio una domanda a Matteo Zoppas. Probabilmente un imprenditore da solo non può opporsi a chi fa i palloni che costano meno di quelli che produce lui in Cina, magari palloni tossici sfruttando i bambini, eccetera. Così come un imprenditore da solo non riesce a sconfiggere chi fa un'offerta al ribasso migliore della sua in un appalto. Che cosa se Maron Nota era ministro degli interni, non so se lo diventerà più, se diventerà governatore, non si sa, ma se lei avesse di fronte in questo momento il ministro degli interni, ecco, dice basta, qual è la sua richiesta? Prima ci ha parlato di aiutateci a fronteggiare assieme le banche, no? Le banche devono avere una logica più vicina alla nostra, ecco, qual è la richiesta che lei si sente di fare? Intanto non vorrei che domani, dopo questa risposta alle banche, sicuramente sono degli elementi molto complessi, non vorrei neanche non rispondere come è successo prima, però sicuramente bisogna trovare un trade-off giusto tra l'interesse della banca, l'interesse dell'imprenditore e l'interesse collettivo. Perché comunque nel momento in cui la banca viene penalizzata bisogna capire qual è il limite entro il quale riesce a sostenere poi la concessione del credito. Cioè quando eravamo in una condizione di economia in fase espansiva era facile aumentare quel K che dà più credito a tutti. Adesso che siamo in una fase invece di economia in contrazione, naturalmente ci sono molti più imprenditori che richiedono capitali, il rischio si sta alzando e quel K deve essere diminuito, però quando si diminuisce quel K bisogna poi attingere da qualche parte. Quindi è una domanda che non posso fare direttamente, la richiesta è quella di trovarsi di fronte gli uni agli altri e trovare la soluzione migliore a livello collettivo e complessivo. Perché se io mi chiedo il ritorno, se io faccio fallire una banca, o comunque se io non riesco a ritornare il mio debito alla banca, questo può innescare un fenomeno a catena che mi può portare la banca al collasso e anche la stessa banca, il collasso della stessa banca e il collasso di altre banche. Ci sono elementi molto, molto delicati. Se posso aggiungere un contributo a quello che è stato appena detto sulla Cina, io ho avuto la fortuna o sfortuna di andare in alcune unità produttive in Cina e ho assistito alle produzioni come vengono fatte in Cina. Aziende italiane che vanno in Cina a produrre, per riuscire a produrre con meno prezzo, normalmente si spostano lì, spostano le produzioni, normalmente anche con l'automazione, si ritrovano a concorrere con dei cinesi che fanno lo stesso identico processo tutto manualmente, per cui magari il costo di un solo motore elettrico dell'automazione può costare come 40 o 50 persone che lavorano lì. E questo come si può esprimere? Per fare un esempio proprio molto rappresentativo, in una
in un'azienda ho visto un dormitorio dove in una stanza di 5 metri quadrati dormivano 12 persone di giorno e 12 persone diverse di notte, alternandosi. Quindi in 2000 anni noi abbiamo costruito una serie di norme di protezione sicuramente per la nostra civiltà, che credo che sarà molto, molto più breve il raggiungimento di questo, la chiusura di questo gap tra Oriente e Occidente. Però sicuramente sarà più breve, però nel frattempo ne stiamo perdendo molto, quindi sono assolutamente d'accordo con questa possibilità di filtrare, di bloccare queste grosse divergenze, però bisogna che siano anche fattibili, perché poi comunque alla fine noi facciamo i conti con quello che ci arriva dall'altra parte, e non è facilmente controllabile perché lì è legalizzato. Roberto Fasoli, molto spesso quando si parla di mafia e di criminalità organizzata, di atteggiamenti di imprese in qualche modo illegali, la differenza è molto sottile, no? Dove finisce la mafia, dove comincia la mafia o dove inizia una criminalità organizzata o un atteggiamento in qualche modo illegale. Studiando questo PDL, mi sono documentato e ringrazio molto chi mi ha offerto spunti di varia natura, e ho scoperto leggendo un po' di libri questa cosa della zona grigia. Cioè, a me sfuggiva all'inizio, e avevo l'idea, lo confesso, forse un po' ingenua del mafioso, no? E in realtà, man mano che si studiano i libri, penso a Vito Camarasso, penso ai vari libri che sono stati fatti proprio su mafia export, sulla diffusione della 'ndrangheta, diceva prima benissimo il sindaco, mentre la mafia, per esempio, siciliana si perdeva in uno scontro con lo Stato, la 'ndrangheta si camuffava e tendeva anzi a prendere le distanze perché non voleva che si accendessero i riflettori. Cioè, ha fatto un sacco di cose, ma quello che mi ha più inquietato è... Poi ho capito anche partecipando a degli incontri, per esempio con l'ordine dei commercialisti, con gli ingegneri, eccetera, è l'uso assolutamente estremo che fa oggi la criminalità organizzata e mafiosa di tutto. Cioè c'è un insieme di tradizione e di modernità che è spaventoso. Per esempio, ci sono i libri che affermano nel caso della 'ndrangheta che, pur essendo cilindrine dalla Canada fino alla Nuova Zelanda, è incredibile, ma tutto viene ancora comandato dalla Calabria. Cioè, e periodicamente, nonostante tutto si svolga con computer, con tecnologie più innovative, esiste questo misto, ne parlava prima anche l'onorevole Maroni, ha proprio ragione, di vecchie tradizioni di simbologia, la famiglia, il finanziamento della festa, del patrono. Ricorderete che c'era stata la polemica del parroco che si era rifiutato di accettare che a portare la statua del santo fossero i mafiosi riconosciuti. Per loro quella cosa lì era un problema di finanziare la festa patronale, era un elemento di acquisizione di ruolo nella società. E sono usciti adesso molti libri sul calcio, per dire, no? Perché la mafia dovrebbe occuparsi di calcio? Per due ragioni: il prestigio sociale, i collegamenti che offre insieme al prestigio sociale, nella tribuna VIP con tutte le autorità, e quindi l'insieme di affari che tu poi costruisci, e la fenomenale possibilità di fare un riciclaggio straordinario di denaro con le operazioni. Ma soprattutto viene fatto non nelle grandi società calcistiche, nelle società semiprofessionistiche, anche nella nostra realtà. Allora, questa questione della zona grigia ci riporta ad un elemento culturale che è importantissimo per noi avvertire, perché molti professionisti magari sono inconsapevoli e finiscono nel giro, come molti imprenditori si illudono di poter aggirare determinati ostacoli e poi si trovano nella condizione di non poter più sfuggire a questa trappola che si stringe inevitabilmente contro di loro. Quindi per questo io dico che l'operazione che noi dobbiamo fare non è solo l'operazione di legislazione, ma anche un'operazione di carattere culturale, politico, preventivo, proprio per spiegare questi fenomeni. Perché guardate, io l'ho visto su di me, io
non ho vergogna di dire, ho veramente imparato un sacco di cose, cioè, anche perché non si è mai finito di imparare, soprattutto se tu fai politica con passione, cose nuove. E mi sono reso conto che anche la mia strumentazione mentale era completamente sbagliata rispetto alla conoscenza di questo fenomeno, che ha caratteri di modernità per alcuni aspetti sconcertanti sull'uso anche delle tecnologie. Non c'è più nulla che impedisca anche dal carcere a volte di governare i processi all'esterno attraverso i codici che sono rimasti per un verso antichi e per un altro molto moderni. Quindi da questo punto di vista sono proprio d'accordo con l'operazione che diceva prima il Ministro. Voglio solo farvi osservare, prima l'ho detto molto velocemente, che noi consapevoli della delicatezza del problema abbiamo dedicato 2 articoli al fondo di rotazione e al fondo di garanzia per aiutare proprio i comuni a ristrutturare i beni e per aiutare anche con il fondo di garanzia quelle aziende che sono la parte più delicata, perché aveva proprio ragione, tu non puoi sequestrare un bene e avere come effetto il licenziamento dei lavoratori, perché questo diventa paradossalmente consenso alla mano. Ultima osservazione, e ringrazio il magistrato che mi ha offerto, non poteva saperlo perché stavamo discutendo di questo, ma un assist fenomenale. In Veneto stiamo discutendo del marchio Veneto. Poi in commissione io ho detto, va bene, marchio Veneto, se parliamo del radicchio trevigiano so di cosa farlo, se parliamo del vino so di che cosa farlo. Ma se parliamo del tondino di ferro, che cos'è il marchio Veneto? C'è un marchio Veneto del tondino di ferro? Nel 96 la Regione Veneto ha decreto appunto della Regione Veneto il Made in Veneto. Sì, ecco, ma allora, adesso la discussione che stiamo facendo con l'Union Camera sta diventando, ma perché questo non è applicato? Sta diventando interessante. C'è solo un'azienda che lo applica. Perché ci sono delle tipologie di mercato di prodotti sui quali è possibile farlo il ragionamento. Su altri, tipo un vestito o un manufatto, è difficile sapere il made in Veneto, ma possiamo farlo con un altro versante di estremo interesse, e voglio tornare a quello che dicevo prima, che è la difesa non solo delle norme di qualità, quelle imposte dall'Unione Europea sulle quali noi non possiamo stare, ma l'idea della difesa delle cosiddette clausole sociali. E le clausole sociali sono delle norme di grandissimo interesse, sarà una sfida anche per gli stessi imprenditori poter stare sul mercato, se volete, un po' per alcuni versi, come fanno alcuni prodotti, per esempio di origine tedesca, che stanno sul mercato pur essendo molto più costosi perché garantiscono qualità nel tempo. Noi dobbiamo dire che i prodotti made in Veneto, oltre a stare sul mercato per la qualità intrinseca che producono, sono prodotti fatti senza sfruttare i bambini e le donne, senza inquinare l'ambiente, senza violare i contratti e le norme sulla sicurezza dei lavoratori. A quel punto sì, noi possiamo anche a livello straniero dare un'idea della nostra regione che accanto alla laboriosità, che non c'è mai stata negata, anche una lungimiranza su come si contrasta la concorrenza. Perché aveva ragione l'imprenditore, se tu fai la concorrenza solo sul prezzo, bene, le condizioni che lui ha descritto non devo commentare io, noi da molti punti siamo fuori. La concorrenza dobbiamo spostarla sul piano della qualità, e la qualità non la fa solo l'azienda, la fanno i territori, la fanno le banche, la fanno i servizi, la fanno la qualità dell'istruzione, la fa anche la politica nel momento in cui si assume questa responsabilità. Per questo io credo che questa iniziativa non è solo un'iniziativa di legge, e ha ragione il Ministro, ancora lo voglio ricordare, che dà un segnale alla mafia, di attento che ci siamo accorti, non siamo più quelli che dicono no, ci sono 2 o 3, ci sono arrivati quelli sul giorno, però se non ci fossero non esisterebbe il problema, perché i numeri, ve li potrei leggere, sono numeri ufficiali, sono inquietanti, le 8 che li ho letto, che non è possibile che siano i numeri del Veneto, ma adesso sono i numeri del Veneto e li stanno a confermare i rapporti del Procuratore della Repubblica all'inaugurazione dell'anno giudiziario. Allora noi, se facciamo questa cosa, facciamo il nostro lavoro, aiutiamo gli imprenditori e diamo l'idea, ripeto, che la politica torna ad essere qualcosa che non descrive i problemi o si lamenta, ma prova, rischiando di sbagliare, a risolvere i problemi, che è il compito che deve fare ogni politico che ci metta la faccia quotidianamente nel lavoro. Allora, ringrazio tutti voi presenti, ringrazio naturalmente chi è stato a Tomantano, mi scuso se il tempo a vostra disposizione è stato
stato breve, ma eravate in tanti e dovevate comunque parlare tutti. Ho lasciato volutamente fuori da questo secondo giro di domande il sindaco Gobbo, perché vorrei che questa sera si concludesse con un suo pensiero, un suo messaggio. Allora, sindaco, abbiamo dato grazie dell'ospitalità, abbiamo parlato di cifre, di numeri preoccupanti, di infiltrazioni, di problemi delle aziende, ma c'è un messaggio positivo, un messaggio in qualche modo di speranza che arriva da un sindaco per il futuro di questo territorio? Sarà in grado in qualche modo di difendersi dalla mafia, proteggere il mondo dell'impresa, proteggere la città, proteggere le famiglie? Ma io ringrazio invece tutti voi che mi avete dato delle notizie importantissime e fondamentali, però io credo che a questo punto sia anche da fare una riflessione molto più importante. Magistrato, giustamente, come lei dice, è una questione universale. I diritti umani sono un puntino nel mondo, sopravvarrà la natura dalla quale tutto deriva, homo homini lupus dei latini, quindi il più forte mangia il più debole, cioè il pesce grande mangia il pesce piccolo, e quindi in quel concetto esclusivamente di sopravvivenza economica o quei paesi riusciranno, l'umanità di quei paesi riuscirà ad uscire dalla schiavitù e dalla sopraffazione nella quale oggi sono, e quindi anche questi paesi arriveranno ai cosiddetti diritti umani, e quindi ci potrà essere la natura applicata alla pari. È questo il grande dilemma che avremo nel futuro, perché su altre situazioni i diritti fondamentali dell'Europa sulla quale si è basata, cioè il concetto delle radici giudaico-cristiane, che specificano molto bene il concetto di divisione della morale e quello della religione, quindi della politica e dell'etica, dove la religione a Dio quel che è di Dio, a Cesare quel che è di Cesare, e non che la religione condizione la vita etica e morale del cittadino, come accade in un terzo del globo, mentre in altri ci sono 3 miliardi di cittadini, parliamo dell'India, parliamo della Cina, che con una scodella di riso e magari con i telai nostri, in India ad esempio, partono alle 6 del mattino, arrivano alle 8 di sera, dormono nelle gallerie della città con i cartoni per terra, fanno le loro cose nei fiumiciattoli e fanno una produzione che le nostre aziende poi portano qui nel territorio e vendono. La contraffazione dei marchi commerciali, la contraffazione del cibo stesso, dove vediamo scritto magari pomodori della Puglia e chissà da dove vengono, la finanza, i carabinieri dei NAS sanno bene queste cose. Quindi è su questo concetto che noi dobbiamo misurarci, ma anche parlando di territorio. È certo che noi vogliamo l'evoluzione dell'uomo, perché la nostra cultura, la nostra storia, la nostra identità ci devono portare all'evoluzione dell'uomo. Però allora dico, ad esempio, quei capannoni dove lavorano cittadini cinesi 24 ore su 24, come si diceva prima, ma non solo, dottor Zopas, non solo in Cina, anche qua, ricordo l'ultimo sequestro che ho letto a Castelfranco dall'amico Dussin, dove cittadini cinesi lavorano per aziende nostre, con marchi nostri, e producono a minor prezzo, minor costo, ma soprattutto con tempi ridottissimi. E quindi queste riflessioni dobbiamo fare, e lo dico come primo, diciamo, cittadino, e ne abbiamo tanti qua sindaci, che io credo oggi, con la crisi di lavoro, il primo problema e il primo cittadino che ci viene a trovare al mattino è quel signore distinto, quella signora
semplice e simpatica che mi dice, qua abbiamo anche l'assessore, abbiamo proprio avuto ieri mattina un incontro, che ci dice: io non ho il coraggio di venire, ma io ho bisogno di lavorare, non riesco più a lavorare, sono indebitato, siamo indebitati, dove andavo a fare il lavoro di sartoria eccetera, non esiste più una sartoria, diciamo, che non abbia un marchio di nicchia o qualcosa di particolare, ma che sia, chiamiamola standardizzata, che non abbia una concorrenza sleale fatta appunto, bastiamo, cioè basta parlare di Prato, dove determinate situazioni oramai ci sono, ma di determinati, ad esempio, i divani che adesso vediamo a bassi prezzi eccetera, ma sono qua, fatti qua. Allora, questa proporzione di diritti umani vale solo per noi, deve valere per tutti, perché anch'io allora, se mi metto a fare, a produrre senza la legge, senza le tasse, senza determinate situazioni, riesco a far concorrenza agli altri. È questo il mondo che vogliamo. Certo che noi abbiamo delle leggi che devono essere applicate, ma il resto del mondo, queste leggi, come facciamo ad esportarle? Noi che siamo trasformatori e non abbiamo il made in Veneto, l'abbiamo, scusa, e ho un piacere enorme che tu mi abbia ricordato questo, perché da collega, ex collega consigliere giornale, l'abbiamo fatto anche con profondo sentimento, però purtroppo non viene applicato se non in pochissimi casi, che sono più magari di folklore e di credo che non di specificità. E quindi questo è il discorso dell'esportazione e del nostro concetto. Noi riusciamo ad esportare il nostro modello di diritti umani e quindi di eguaglianza dell'uomo, o sarà purtroppo il contrario? Cioè, noi dobbiamo essere assolutamente ottimisti, perché altrimenti significa finire la nostra logica. Ma se pensiamo che oggi due stati fondamentali, Cina e India, detengono la maggioranza delle materie prime, determinate etnie, ad esempio adesso mi va neanche a pipa in casa con Barlono, diciamo per fortuna, perché il rame, che ormai è a giottaggio totale della Cina, se tu vai nel mercato, dopo sentite va a comprare rame, Zelone che comanda quanto il prezzo, cosa e come. Quindi adesso certe etnie vanno a rubare il rosaio del rame o i fili dei cerovini del rame, piuttosto che la ricciare magari. Perché poi si parla di mafia, ma mafia è un concetto, cioè è come io riesco a trarre economia dalla furbizia. È come, giustamente, allora faccio un'altra domanda, ormai sono da un attimo in un po' in esuberanza, però credo sia da fare qualche riflessione, perché siamo nelle varie conferenze, nei vari discorsi eccetera, ma forse non si ha il coraggio o non si dicono effettivamente come stanno le cose. E questo invece io credo si debba esprimere ai nostri cittadini, alla nostra gente. Allora, noi dobbiamo assolutamente anche indicare una strada, ad esempio, e credo che l'amico consigliere l'abbia anche detto, no? Il made in Veneto, ma non significa made in Veneto, può essere benissimo il made in Italy, ma cominciamo a comprare prodotti, ad esempio, che vengono prodotti in Veneto o in Italia, che vengono prodotti in Veneto, perché abbiamo da Caliglia qui a Bressanone, abbiamo dei prodotti, delle caratteristiche, di tutto e di più, che potremmo benissimo essere anche il veicolo di una nuova e moderna cultura a livello mondiale. E qua ritengo ancora fondamentale la storia della scienza, perdonatemi, ma è un po' quello che sta facendo la Cina, che non con la guerra ma con l'economia sta conquistando il mondo, perché è questo il problema, ma non contro la Cina o contro questo o contro quello. E quindi io credo che proprio
come sindaco su queste basi dobbiamo anche cercare di veicolare prima di tutto il nostro modello, un'Europa dei popoli è un concetto fondamentale di Londra, diciamo come prima giustamente è detto che non ci siano gli schiavi o i bambini che producono il materiale, ma anche il controllo, ad esempio ricordo il fiume Mekong che ne fa vera le sfogliatelle di pesce che arrivano qua e dicono alle signore in certe pescherie, sa, questo qua è il pesce nostro dell'Adriatico, e invece purtroppo è tutto scritto, perché fortunatamente abbiamo anche i giornali, abbiamo tutta un'attività che viene, quindi io credo che proprio anche per la sicurezza alimentare, il ricordo ad esempio, e questo bisogna dirlo ancora, Treviso, allora una signora, anzi due signore sono venute col sindaco Gentilini con delle magliette comprate al mercato in bancarella in cinese e dicevano abbiamo preso a un euro quattro canottiere e tre mutande per i bambini. Venivano fuori le bolle ai bambini. Abbiamo comprato della merce, l'abbiamo spedita a dove c'è il laboratorio a Schio o Chiede, dove c'è il laboratorio, ecco, CSU di Chiede. Allora il 20% era cotone, il 20% era plastica, un 20% era una cosa di alluminio, eccetera. C'era anche però un 20% di sostanza non conosciuta in campo tessile. Allora, abbiamo fatto il sequestro totale, lo sceriffo Gentilini, e lo ricordo con grande fermezza, e quindi io dico che anche gli ambulanti cinesi devono vendere materiale che sia fatto, prodotto e soprattutto anche diciamo testato, certificato dal nostro territorio dallo Stato italiano e che venga effettivamente soprattutto testato. Dopo, la logica è sempre quella, diciamo che prima di tutto per noi ci devono essere i nostri cittadini, e questo è fondamentale, che evidentemente oggi, mai come oggi, il cittadino è debole. Quindi le istituzioni, quindi l'informazione, i media devono essere non deleteri contro le istituzioni, non dico contro la mala politica, assolutamente, perché questo deve esserci, ma di omologare tutti e anche di deprimere quello che fanno le forze dell'ordine nel nostro territorio. Questo non va assolutamente bene. Noi diciamo ai nostri queste logiche saranno quelle che per quanto riguarda questo tavolo, come ho sentito, e per quanto riguarda la nostra volontà, saranno quelle proprio di portare a un'uguaglianza. Grazie sindaco, grazie a tutti gli interventi, grazie a tutti voi, buona serata.